episodio del collegio, siamo a meno 3 dall'arrivo finale. Esatto, non esatto. Posso più. Ma a me non sta dispiacendo, sono sincero. Io non, sono... non mi sta dispiacendo. A me sta piacendo molto di più di quello dell'anno scorso. Ah, beh, poco sono ma sicuro. Onesto. Detto questo, sostenete comunque la serie, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete. Abbiamo anche altri due canali, Hamet Plus, dove mettiamo format di food, recensioni di qualsiasi roba, format sul cinema, manga. Ho appena fatto un video sui manga, andatevelo a guardare. Di tutto e di più. Mentre su Metteste, le reaction a Alta Infedeltà, abbiamo da pochissimo messo un video di cucina, andatevelo a vedere. Vlog, video haul e qualsiasi altra cosa che riguardi meme. Esatto. Video. E ogni tanto Luca. Video che? Detto questo, adesso Luca introdurrà la puntata con un bellissimo via. Via! Vedo che avete utilizzato diverse altre parti del vostro corpo. Arrabbiatissimo. Mamma mia! La signorina Sorbello, che lei mi è apparsa così la prima volta. Un po' Sting. Siamo pasticciati. Incredibile Hulk. Signor Angius, lei continua a ridere, vuole guai. Io ho capito che lei vuole guai. Lei sta cercando, signorina Angius. Questa sera a tavola mangerete esclusivamente dita di piedi, cervello bollito. Ma sono fuori di me dalla rabbia. Mai visto di? Non mi è piaciuto tutto questo ridere. Solo il mio? Lei cominci a pensare a se stessa. Ha fatto il passettino minacciosi in avanti anche. Con la mano così. Guarda. Forza, signorine. Anche lei, signorina Waskowskowicz. No. Sempre. Ma che cazzo. Vero. Opere d'arti. Opere d'arti. Due gambe, sì, dipende. Mogoro, ma nel lavandino ci metti una vita. Sai dove finisce tutto quel colore? Nel mare! E poi vai al mare e nuoti nel colore. Esci come Hulk. Cervella bollite. Sembrano veramente quelli di Border Control. Forza. Mi sono cagato addosso. Nonna, ma hai avuto uno scatto? Ma ti sei bloccato? Vabbè. E devi andare a pisciare ogni volta per fare finte. Le rille, lire e l'ero. Trend di TikTok. Ma veramente? Mi passava per la testa e l'ho voluto immortalare. Ma le passava così o perché crede di aver sentito qualcosa? Oh cazzo, mi sono ricordato! Ah, è vero! La tavola Luisa. Porco. Ci siano delle presenze. Eccole lì. A prendere il vostro libro di francese. Andate a scrivere una poesia d'amore, ovviamente. Te ne scrivo io per te la poesia d'amore. In francese, però. Tu hai un muso, très beau. L'amour è aveugle. Cieco. Aveugle. L'amour est aveugle. Est aveugle. L'amour est aveugle. Fantasma l'ha rapito. Boom. Fantasma l'ha rapito. Fantasma l'ha rapito. Leri, 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 leri. Che rappresentazione è? ti stai allenando? Ah. Si sta lanciando? Non vedi che sembro quelli che fanno vela? No, ti stai allenando cazzare la randa! A boxe, pensavo. A cazzare la randa con l'acqua! Sembra una talpa. Di un poeta molto molto importante che si chiama Guido Gozzano. Guidone! Il termine crepuscolarismo viene dalla parola... crepare. Palese. In realtà diciamo che il crepuscolo è un po' il crepare del sole. Crepuscolo. Il crepuscolo. Il crepuscolo della montagna. Non era così. Neve, con la neve alta così. Come era? No, il cucuzzolo. È vero. Mi guarda pure male. Quanto suona molto bene però. Il crepuscolo. Ma io l'ho detto. Ma ha anche più senso. Tu invece ci hai creduto veramente. Ho deciso che me ne voglio andare. Crepuscolare comunque. Devo mandare il bigliettino di Lisa. No, però Ale, non dire queste cazzate per col... Niente, spoiler, ma ci fa spoiler. Però io le sto cercando di far capire che non è che ogni volta che sta un po' male se ne deve andare. Madonna, un Angius veramente... saggia! E noi vogliamo che lei arrivi al diploma. Ma proprio per forza. E poi oggi parliamo di... felicità. Felicità! E mangiare un panino con...
La felicità? Saltare il cancello con in mano il pisello è la felicità. Sei quasi brutta prima di lusinga. Oh. Sei quasi brutta. Ma ha detto quasi brutta. Ma Bozzano come le conquistava le donzelle? Bozzano ne sapevo. Ma mica tanto. Molto spesso i poeti tendono a rendere troppo estrema la figura della donna, rendendola bellissima. Bellissima, c'è una via di mezzo. Invece Gozzano spezza questo incantesimo che c'è dietro a questa questa figura. Beatificazione della donna. Questa beatificazione della donna la pone a un livello infimo, un livello che oggigiorno nel 2022 Gozzano è escluso dalla lettura perché palesemente non inclusivo. Eccoci alla fine di una settimana movimentata. Tutti voi così gratis. È quel momento. È quel momento, raga. No, ma questa non è una bestemmia gratis. Questa è una bestemmia contestualizzata. Sentita proprio. Perché è caduta l'acqua sul cellulare. Tutti i vostri voti sono stati abbassati di 2 punti. La Madonna. Cioè, non mi va più di stare qua. Cioè, mi mancano gli abiti, mi manca tutto, Mi mancano i miei abiti. Capisco delle persone, cioè posso, ma gli abiti. Combattere questo pensiero, questo contesto l'aiuterà a seminare. Ma seminare dovrebbe andare veramente con l'aratro proprio. Lei deve immaginare un seme. Però mi dispiace per lei, perché si vede che ha proprio bisogno di qualcuno che la indirizza, che l'aiuta. Vero. Lo cerca lei anche. Sì. Però basta. Lo sapevo, stavo cioè, aspettando. Nel senso, dai. Si dice. Sì, ma il fantasma comunque è inclusivo secondo te? Perché fantasma dovrebbe essere un fantasma. Di voi volete evocare lo spirito di Maria? Vai. Sì. Che cazzo è Maria? Maria, Maria, Maria. Non si fanno queste cose! Maria, Maria. No, amore, no. Oh, sì, sì. Una gomitata. Maria. Okay. Ma guardala poi, è il classico fantasma, quelle foto marce del passato. Che cosa l'ha uccisa? Pistola. Piccante. Pisello. Il pisello. Aspetta, cazzata è stata Maria. Maria. Si è spegnuto tutto. No, io non scherzerei su. Io no, questa cosa non la farei mai. I ragazzi decidono di dormire tutti insieme in corridoio. Ah beh, che tecnica. Perché prima dormivano tutti insieme in camera, adesso dormono tutti insieme in corridoio. Ma voi siete fuori di testa. Lasciatemi in pace. Bella bravata. Unica nel genere, eh? Signorina Wachowskiewicz. Ma anche è sempre lei. Altro che anche lei. C'è qualcos'altro che li attende. I regali. Si tratta di pacchi dalle vostre famiglie. Da brucia pretendo almeno del piccante dentro, la cipolla itropea. Sì. Questo buono, questo buono. I salamini. Regalami le landuia. Ecco la landuia. Mi viene da piangere, non ce la faccio. Come mai, amio? Ma signorina Wachowskiewicz, le lacrime no. E ma è il momento delle letterine. No. Un disegno di mio fratello. Il signorino Wachowskiewicz. Piccolino. Eccomi qua ad attendere le tue notizie, sempre in ansia perché non so come stai. Che rottura di Mato. Cioè, ma questo è un momento che non basta. Ho fatto le lettere la scorsa puntata. Tu non puoi farmi dopo 20 minuti della puntata dopo di nuovo delle lettere. Diciamo che non aiuta questa lettera e sto pacco da casa a lei che voleva tornare. Metto di non mollare. Ah no, ha preso la parte giusta. Suo fratello Prefe, che sarebbe? Preferito. Prefe cosa può essere, Maggi? Prefetto. Volevo parlare assieme a voi di un poeta, che è Camillo Sbarbaro. Minchia Sbarbaro! È abbatantuono, Sbarbaro! Se anche tu non fossi il mio padre... Per te stesso ugualmente t'amerei. Suo padre cosa le ha scritto questa mattina? Non ho capito, ma suo padre è Sbarbaro. Eh sì. Scusate, io mi sto perdendo, non ci capisco più niente. Sì, basta. C'è una grandissima rivelazione questa sera. Ebbene sì. Sbarbari è il papà di Sbarbari. Eugenio è fratello. Sbarbaro. Ma tu conosci tutti i fratelli dei poeti? Ma è la tua propria caratteristica. Eugenio Sbarbari. Dopo Foscolo anche. Scriverebbe la stessa cosa che ha scritto Sbarbaro di suo padre. Sì. No, qui. Siamo qua, aspettiamo lei. Tranquilla. Signora Sbarbaro. No, a tutti, sono parenti. Sei tranquilla. C'è dell'amicizia? Oh, brave, bello, bel momento. Rosica,
Com'è suo papà? Me lo descrivi. Piango, no, me lo descrivo. Grande rosica! Cazzo! Più rosica vogliamo! Più rosica! Sei alto, sfrontato. Mi hai fatto un cazzo di niente nessuno. Grande! Questa settimana ci sarà una gara di rigori, professori contro studenti. Si dà nulla, diventa carina! Ognuno dei rigoristi dovrà imparare a memoria la poesia Gol di Umberto Saba. Arrivederci. Ma sta chiamando uno spirito. Ale, a me è poca, Se no moriamo, Con le forbici. No! Oh! Ma voi siete pazzi, ma è troppo. Sì. Avete ricevuto dei pacchi. Sarebbe carino regalare questi collegini. Però queste cose bisognerebbe farle a scuola. Come spedire un pacco? Sì. Per le Poste Italiane. Angius! Vai. Non stavo dormendo. Tanto per cominciare. Lasciatemi in pace. Signorina Angius, sì. Venga qui davanti per cortesia. Porca puttana. No, vabbè. Benissimo. Ma lui come ha alzato la testa, vuol dire, l'ha detto veramente. WhatsApp. No, ma mi girano le palle. Signorina. Ma basta. Ma continuiamo. Fermate Angius. Non ho tempo. Non c'è bisogno di. Sto tagliando le unghie, raga. No. Con le forbici, rosica. Ne guarda rosica. Non è rosica, no. Come funziona? Ma io per un cuore sono stato cacciato dalla classe e lei sta a far panico e non. Cioè. Lei vuole che la signorina Angius esca da codesta classe? Non ho detto questo. Non ho detto questo. Devi prenderti tu, professore, la responsabilità di buttarla fuori. Ha detto che lui non si meritava di essere buttato fuori, visto che lei non è stata buttata fuori. Gratitudine che hanno i miei confronti. Dopo questa veramente mi ha deluso. Chiuda la porta. Cioè, sta girando la frittata. Cioè, ha sbagliato lei, signor professore. Mi ha veramente deluso, signor professore. Intanto i suoi compagni scrivono i bigliettini da spedire. Ancora cose da scrivere. Mi avete veramente frantumato il c***o. Ma io la mia non la voglio leggere. Non manda al pacco. Va bene. Fa, allora posso uscire dalla classe? No, non lo so. No, lei resta. Però allora ti piace uscire dalla classe? Io esco dalla classe. Dopo come cazzo ti pare? Damiana ed Elisa, loro malgrado, si ritrovano faccia a faccia. Non è scriptato, Ok, stiamo tutti due avvelenati, c'è bisogno che parliamo? Ma mi devo stare zitta. Beh, hanno risolto. E lei penso che ha litigato con tutti, comunque. Scoprono lo spazio che dovranno pulire e allestire per la mostra. Che bello, raga! Quanto è fake sto disordine? Creiamo un disordine ordinato. Queste sono le nostre regole. La domanda è, le piacciono o non le piacciono? E allora se ne torni da dove è arrivato. E vuole accettare se anche non le piacciono oppure non... È il momento. Il discorso finisce lì. Mi serve un attimo. Ci devo pensare. Devo metabolizzare le regole per capire. Che vuole andare a casa e va a casa. Sì, coerente. Voglio andare a casa. Oggi stesso lei andrà a casa, arrivederla. Esca pure, vada. Boh. Cazzatissimo. Prego. Pur di essere coerente con quello che dice. Wow, wow. Pastici. No. Oh mio Dio, un coccolone. Oh mio Dio. Oddio. Serio. No, no. No. L'hai, no. L'hai sofferto dai, anche tu. Dai, è andato. No, no, non riuscivo ancora a salvarlo. No, non lo tiri più. Sì, ce la facciamo. No, è andato. Sì. Cosa fa? Dove vai? Cos'è? Eravamo io a Long John sulla nave che portava ai Caraibi. Oh, ma è passata un'ora, hanno pianto 72 volte. Ha scelto di abbandonare l'ambiente rigoroso del 1958. Ciao Damiano, grazie di tutto. Ciao Damiano, grazie di tutto. Ci vediamo prossimamente in qualche fiction di Rai 1. A qualcuno potrebbero sembrare... Amore, ci sei tu. Guarda, il senso ufficiale. È la storia dell'anno questo. Ma non ho preso la salsiccia. Oh mio Dio, la salsiccia è scomparuta. Erano le 2 del mattino. Quando finì la puntata del collegio. Si è truccata. No. Perché? Pure che ciglia che hai. Secondo me è l'olio di fegato che ci fa questo effetto. Era in polpa, Allora dirò alla signora sorvegliante un'altra razione. Giusto. Io entro ma tanto non lo prendo. Cioè, ti dico una cosa è quella. Hai mica, capito? Io non cambio idea. Per la gioia del palato, l'olio di merluzzo è ingurgitato. Ma chi era Gozzano in confronto a me? No, io non lo prendo, questo ascolti. Non lo prendo. Non lo prende. Non lo prendo. Manco l'olio. Sta dando indicazioni. Per tutti i collegiali è il momento di recarsi in cortile. Cosa vuole ancora il preside? È la quarta volta che parlo. Quante cose dice? E la memoria degli anziani. È il momento dei nonni.
Puntata dei pianti incontrollati. Adesso scrivono una lettera con i nonni. No, io la, basta, no. Sembra più grande. Con il costume. Cosplay. Quel cosplay. Comunque pazzesco, sua nonna ha fatto più del nipote dentro il collegio. Dati con una frase, ha dato molto di più. Sì, sì, sì. Ernie è questo? Ernie o Bernie? No, Bernie. Ho vinto. Ho vinto. Anche quest'anno. Ma se l'anno scorso non lo hai vinto. Lo portiamo a casa. Ma non l'hai vinto. Lo portiamo a casa. Ce n'è qualcuno che non è strano, vero? Purtroppo, alcuni nonni non se la sono sentita di viaggiare. No. What you call me? Ci facciamo un applauso a sta ragazzina. E Wojcikowicz? Ce lo faccio io, Wojcikowicz. Facciamo noi, va. Hello, boys. Sai che questa... questa... Le gemelle Kessler. Già, devi fare così. Mi viene lo stimolo di vomitare. Non è l'unica a non gradire le lasagne. No. Watch cha cha cinci cocchi. Mi presento mia nonna. Sto abbracciarvi. Se piangete pianco anch'io. Una nonna per tutte. Hello boys. Sei andato a piangere in bagno, potevi farlo qua davanti a tutti. Ho pisciato dal pisello. Perché di solito male. Da dove lo fai? Dagli occhi. Pisci dallo gli occhi. No, ho detto ho pisciato. Volevo dire ho pianto dal pisello. E al sobrino, Gius. Ma perché non siete venuti? È perché è giusto, polacco, albanese, calabrese. Ci sta. Ci sta. Le tre lingue. Ci sta pure bene. Io tu c'è tutto sì. Ah, è russa. Affettuosissima. E gli voglio un gran bene, quindi è la nonna perfetta. Che carino. Io amo i nonni, i vecchietti mi piacciono tantissimo. Prendiamo un vecchietto. Mi fanno schifo. No, no, schifo. Madonna, che parole forti. Porca troia. Che ti è uscita veramente male questa. Ma, perché poi sono parole dettate proprio dal cuore. Cioè, io erano sentite. No, mi è uscita male. Pensando già al pannolone con le cose. No, sì, volevo dire quello, ma mi è uscita male. Cioè, volevo fare una battuta su quello. Però mi è uscita male. Chiedi scusa a tutti noi. Chiedo scusa, non volevo essere così arido di cuore. Fanno schifo i vecchi. Perché stavo pensando a come fare la battuta, no? E i vecchi fanno schifo. Niente così. Tirata. Gratuita, però. Anche se era gratuita. Non vedo l'ora di rivederlo. In realtà sapete cosa volevo dire? Nella mia testa volevo dire che invecchiare mi fa schifo. Perché sì, è la cosa che più mi angoscia. Però no, non ho collegato. Non hai collegato le cose. Ho collegato i concetti. Sei uscito i vecchi fanno schifo. Non invecchiare fa schifo. Esatto. È drenato tutto giù senza filtri. Tra poco dovrete salutare i vostri nonni. Niente. Amore, piangi. Basta. Non piangere, va bene. I vecchi mi fanno uscire. Collegiali, vi stiamo aspettando. Anche il prof Zilli che tira il rigore potrebbe essere uno dei più grandi sogni della mia vita che si realizzano. Bosatelli in porta, professor Zilli sul disco. Oh madonna, subito! Puntonata centrale. Ma neanche io l'avrei tirata così. Ma cosa è successo? Scusa, pensavo tirasse di sinistro da come era posizionato. Ora è il turno degli studenti con Priscilla e i rigori. Perché c'è Bartezzi in porta? Della festa e gli dice anch'io son parte. Molto bene. Questa è doppia difficoltà, devi dire la poesia e poi segnare pure il rigore per fare gol. Dai Priscilla. Oh, due che sassata. E neanche lei se l'aspettava così alto. Ma era Roberto Baggio. Minchia, no. Vai. Madonna, il prof di arte. A non vedere l'amara luce. Scopre pieni di lacrime i suoi occhi. Prego, ha facoltà di tirare. Quelli che in realtà stanno a tirare veramente i rigori non sanno la poesia, quindi non stanno andando. Mirachuk! Grandissima, okay. Signorina Svismovic. Ma Zilli li tira tutti uguali, ma la ripresa di prima. Se il signor Camorani sbaglia, hanno vinto i professori. Ma è fortissimo il portiere. palese io così da nulla. Sappiamo pure ballare. Tranquilla cara. Sarrini. No. Io voglio questa coppia. Uno, due. Guardatevi negli occhi. Triple step. Guardatevi negli occhi in che senso? Quanto dobbiamo usare ancora questo mascara? Ditemi voi. Ma non lo so. Ma finché non finisce.
la signorina Andrews e la signorina Abruscia hanno continuato a usare il mascara. Cioè non ha totalmente senso, prima gli danno le cose e poi gli dicono poi, di non usarlo. Poi gli dicono di non usarlo. Io te lo giuro, raga, mi ha rotto il cazzo, soprattutto Elisa, fratello. Perché no. Sono insieme a Elisa è colpa mia. Scusa, cazzo vuoi da me? Perditelo a lei. Lo so. E se non ti ascolta, scena lei, sai. Io voglio sperare che nessuno ce l'abbia con Elisa, perché... Come sembra... Come... sembra che ce l'abbia un po' con Elisa, poi fai te. Con il sapone, stava facendo malissimo il cazzo di occhio di merda. Vabbè, Eli, se non ti metti il mascara non c'era sto problema. Se non ti fossi messo il mascara non sarebbe successo. È vero, vero. Quando si comporta così passa un po' per... Ma lui non aveva ancora litigato, vero? È la prima volta. Sì, sta completando il giro, sta facendo tutto l'album. Manco solo io. Fischio per non risponderti. Però non mi sembra che ti fai molti problemi a parlare. Lui la vuole lasciare. Si è rotto i coglioni. Che cazzo devo fare io adesso? Oh, fra, io l'ultima volta l'ho messa in sala ricreativa. Ha perso la giacca. Signorina, prego. Fa comodo, mi giri le spalle, non si preoccupi. Dov'è la sua giacca? Lavanderia. Questa giacca ha da venire fuori. Per forza. Per forza. Lui comunque è fantastico. Per forza. Ci giuro, non l'avrei mai detto. Se invece lei non trovasse la giacca, può venire in sala professori direttamente in borghese. No, no, raga, non ci credo per la mano. Se mi obbliga a mettermi la giacca, io preferisco uscire fuori. Ma sei già fuori, al massimo entro dentro. Fuori dal collegio, Lu. Ma magari, ma basta. Ma sì, raga. Non servo più, si lamenta sempre per ogni cosa. Che è alla disperata ricerca della giacca perduta. Oh, non ci credo, ecco qua. Chi è stato il deficiente che me l'ha messa dietro il... Ma l'avrai appoggiata ed è caduta, no? Bene, toglietevi la giacca. Vedi? Lo vedi? Grazie. Come toglietevi la giacca? Adesso è Serenity se fa... Ma come? Io sono andato a prenderla per che cosa? Che domanda è? Va bene, rimettete le giacche. Provate in con me, provate. Cioè, sei te che stai facendo sta scenata. Ora. Che cosa? Aia! Il gestaccio! Minchia, Balotelli a San Siro, è uguale! Raga, oh. Adesso esce lei e non esce Rennis. Bellissimo! Raccolga quella giacca. L'ho raccolta? No, la raccolga, la prenda in mano e sparisca dalla mia vista. Si eclissi! La prenda bene, professore. Avanti, signor Rennis. Serve. L'ho trovata. Sono contento che abbia trovato la giacca, ma è conciato in una maniera incredibile. Però ascolti, minchia, ma me ne faccia passare una, signor Previ. Che pressa! Sono 5 ore che giro tutto il collegio per cercarla. Ha buttato con stizza la giacca per terra durante la lezione del professor Pelli. Ma hai visto lui? Porca io mi faccio tutto il collegio a cercare la mia, questa l'ho buttata per terra. Avevo detto, ma porca. Signor Rennis, lei può tornare a lezione. Lei, signorina, ferma qua. Si tolga la giacca, signorina. A casa! Beh, adesso è contenta, almeno senza giacca. Siamo arrivati alle convittiadi. Oh, le convittiadi, come ogni anno. No, meno male. Meno male. Madonna, non vedo l'ora. Finalmente.